Vediamo ora come si presenta a catalogo la scheda prodotto di un nostro lettino, regolabile in altezza, per esami, terapia fisica, manipolazioni, massaggi o altra destinazione d'uso. Innanzitutto, le prime due posizioni del codice di configurazione identificano la famiglia di appartenenza. Supponiamo quindi di voler configurare un lettino per esami e trattamenti a due sezioni della serie Visit Line e quindi il codice prodotto incomincia con LV. Una volta scelto il modello di base, è possibile vedere alla sinistra della pagina, per chi legge, le opzioni disponibili. Ogni opzione disponibile è quindi riportata con una lettera o un numero di identificazione e corrisponde ad una determinata posizione nel codice di configurazione del prodotto. Le posizioni 3, 4, 5 del codice identificano la tipologia del pianale ed i modelli si differenziano principalmente per il numero di segmenti e loro dimensioni, nonché per le posizioni di postura del paziente ottenibili con gli stessi. Nel caso specifico di questo lettino per esami e trattamenti, a due sezioni, abbiamo tre diverse opzioni disponibili per la larghezza dei segmenti. Possiamo scegliere una larghezza centimetri 68, oppure centimetri 80, oppure ancora centimetri 85. Supponiamo che vada bene una larghezza standard di centimetri 68 e quindi l'opzione è 111. Passiamo ora alla regolazione in altezza del lettino ed abbiamo ben quattro opzioni disponibili: una regolazione elettrica con pedale, una regolazione elettrica con barra perimetrale, una regolazione idraulica con comando a doppio pedale, oppure una regolazione elettrica ancora con comando ergonomico, che può essere utilizzato sia come pedaliera o pulsantiera. Supponiamo di scegliere un lettino regolabile elettricamente con barra perimetrale e quindi scegliamo l'opzione B. Un'altra serie di opzioni disponibili riguarda la possibilità di aggiungere delle ruote di trasferimento con sistema di freno centralizzato oppure anche delle spondine. È comodo avere delle ruote per piccoli spostamenti del lettino. Scegliamo l'opzione 2. Per il momento ipotizziamo di avere un solo tipo di similpelle e di lavorazione, identificato con la lettera W. Per completare la configurazione del lettino bisogna però assolutamente scegliere un colore di tappezzeria per i segmenti imbottiti. La gamma colori prevede 20 opzioni. Vogliamo un colore classico, blu, e quindi l'opzione è identificata con il codice 3. Abbiamo quindi completato la scelta delle opzioni e il codice finale di configurazione del prodotto sarà LV 111B2W3.